Che lo si viva da protagonisti o spettatori poco importa, lo sport dimostra sempre di essere un grande maestro di vita. Ne è un esempio la Save the Youth Montepacini, una squadra di calcio nata nel 2018 e militante nel campionato di terza categoria, composta quasi interamente da richiedenti asilo e rifugiati arrivati a Fermo nel 2014. La squadra marchigiana è la dimostrazione di come la passione sportiva possa trasformarsi in un valido strumento di inclusione sociale, in grado di abbattere ogni barriera e superare confini e pregiudizi. La Save the Youth Montepacini nasce da tre realtà che si sono incrociate nel corso di questi anni. La prima è appunto la Save the Youth, che è un'associazione panafricana. Poi c'è dentro, anzi cardine di questo progetto, è la realtà della fattoria sociale di Montepacini. Questi si è aggiunta alla realtà degli SPRAR, gli ex SPRAR oggi denominati SIPROIMI, che sono un'emanazione del Ministero dell'Interno e che si occupano appunto del percorso di integrazione dei richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria attraverso varie dinamiche. È una realtà che per il 90% appunto è composta da ragazzi provenienti da vari paesi dell'Africa, Gambia, Senegal, Costa d'Avorio, Mali. Poi ci sono alcuni operatori sociali e nel primo anno hanno preso parte a questa bellissima esperienza anche alcuni ragazzi disabili appunto della fattoria sociale Montepacini. Il senso è proprio quello dell'unione, della comunità spontanea che si è creata, che lotta per un obiettivo, anche se il nostro obiettivo, pur avendo legittime ambizioni calcistiche, è sempre soltanto quello della condivisione. Noi diciamo sempre una frase: noi vinciamo sempre. Anche se dal campo usciamo sconfitti, con questo progetto, e non è retorica assolutamente, ma una constatazione di fatto per quello che è nato in questo anno e mezzo, noi vinciamo sempre, noi riusciamo sempre a tirar fuori il meglio da questa esperienza. Lo sport è una delle chiavi che può aiutare a migliorare la nostra società contemporanea, che è segnata ovviamente da un rigurgito di razzismo e di odio in maniera molto, molto preoccupante. Non è l'unica, perché poi di pari passo ci sono tante situazioni che devono assolutamente intersecarsi tra loro. Per come la stiamo vivendo noi, la dimensione sportiva è un collante straordinario. È un collante straordinario perché ti mette in discussione. Italiano, maliano, gambiano, somalo, persona normodotata, persona con disabilità, ti mette in discussione e lì capisci il tuo limite. Ma capisci anche le tue potenzialità, che non possono mai essere analizzate a sé stanti in maniera isolata, ma che devono inserirsi in un contesto. Lo traduco più semplicemente: è soltanto insieme che si fa la differenza.